abbiamo 20 performance in due giorni, quindi cori che arrivano da tutta Italia, dalla Puglia, dal Friuli, dal Piemonte, tutta Italia rappresentata, sei giurati internazionali, ospiti e pubblico che arriva da tutta Italia per sentire questi concorsi ad Arezzo, un appuntamento ormai imperdibile. 18 cori e 300 cantanti arrivati in città da tutta Italia, Arezzo è tornata così ad essere la capitale della musica polifonica grazie al 35esimo concorso polifonico nazionale Guido d'Arezzo. Io colgo i frutti anche di una tradizione che Arezzo ha da prima che nascessi, addirittura, perché la fondazione e il concorso internazionale sono nati nel 58, però diciamo che negli ultimi anni abbiamo lavorato perché ritornasse ai fasti di una volta, vuol dire che la città si riempie, vuol dire che Arezzo è tornata a un punto di riferimento indispensabile nell'albo d'oro di qualsiasi coro, tutti vogliono partecipare perché un premio qua ad Arezzo vuol dire essere tra i migliori cori d'Italia. I cori, divisi in quattro categorie, cori misti, cori pari, voci bianche, ensemble vocali, si sono sfidati nella chiesa di San Michele e in quella di San Francesco. E tutti gli appassionati di musica corale, non solo italiana, vedono la città di Arezzo, vedono San Francesco, vedono San Michele, le bellezze della nostra città, e quindi è una cartolina non soltanto per l'Italia, ma una cartolina per l'Europa e per tutto il mondo.